Oggi abbiamo, prima di tutto, all'inizio della riunione, adotteremo la proposta di direttiva del Consiglio sui biocarburanti, in particolare sui biocarburanti di seconda generazione. Poi la principale deliberazione del Consiglio riguarderà l'approvazione del documento di conclusioni del Consiglio sul completamento del mercato interno. Questo è un passaggio molto importante, non solo dal punto di vista della sicurezza energetica, ma della politica industriale, perché fa parte della strategia per costruire un effettivo, un reale livellamento del terreno di gioco per tutte le imprese europee. Avremo due dibattiti poi molto importanti sul pacchetto clima-energia. Il primo dibattito riguarderà gli sviluppi nel pacchetto clima-energia 2030 alla luce delle deliberazioni del Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo di ottobre. In particolare ci occuperemo della governance del pacchetto clima-energia 2030 e il secondo dibattito invece riguarderà i passi avanti che si stanno facendo per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto 2020 e quindi a che punto sono i vari paesi e quali altri passi avanti vanno fatti. Questi direi che sono i punti chiave del Consiglio di oggi. IMF said yesterday that the reduction of oil price by 30% means 0.8 growth for advanced economy. How you see the impact of oil prices now on the EU economies, on Italy and other countries? I think that the reduction of the oil prices is a good news for the European economies. It is an improvement from the cost point of view of the basis for a recovery, an economic recovery. At the same time, we think that it is important in any case to enhance our policies in order to diversify sources and to ensure the energy security of the European Union. Thank you very much. Thank you.